Milano da molto tempo, è nato mi pare nel 35 se non erro, quindi adesso è una certa età, ha per titolo L'arte dei sapori, 12 tavole, sono 12 tavole di Armando Marrocco, ma adesso Ada ci consentirà di vederlo lì, proiettato. E conoscevo Armando Marrocco, ogni tanto raramente perché poi lui non è spessissimo nel Salento, veniva capitava che ci incontrassimo, no? E una volta mi ha detto: senti, ho un progetto culturale che mi piacerebbe condividere con te. Questo progetto culturale nasce da un mio desiderio, che è quello in qualche modo di recuperare il Salento attraverso i sapori che sono depositati nella mia memoria, perché i sapori dei cibi che noi abbiamo gustato da bambini non si dimenticano mai, sono radicati profondamente nella nostra memoria. E allora lui che insomma cominciava ad essere, diciamo, non più giovanissimo, legava se stesso al Salento, essendone lontano, attraverso questa memoria dei sapori. Memoria dei sapori. E allora ha detto: io ho provato a ricordare le ricette che faceva mia madre, e le ho volute rendere nel modo in cui io so renderle. Fossi uno chef, cercherei di riprodurle con qualche piatto. In realtà, quello che io so far bene è disegnare. E allora, disegnando, in qualche modo, attraverso questo truismo dei sensi, mi riapproprio della mia identità. Quindi era un gesto proprio che lui faceva di cura rispetto a se stesso, e voglio poi comunicarlo agli altri, perché noi per stare bene dobbiamo fare questo doppio gesto, no? Dialogare con noi stessi e aprirci agli altri. E l'operazione che abbiamo fatto è poi abbinare ai disegni la ricetta che lui ha scritto di sua propria mano, anzi vi leggo pure il passo con cui ha voluto aprire il catalogo, e abbiamo poi trovato delle poesie di autori salentini che, parlando di cibo, in qualche modo facessero risuonare in modo suggestivo le immagini. Quindi abbiamo, per così dire, moltiplicato i canali sensoriali, i canali della comunicazione. Vi leggo. E poi, giusto per, come dire, amplificare l'operazione, abbiamo chiesto a Rocco di musicare qualcuna di queste poesie che avevamo abbinato alle tavole. Alcune sono qui, quelle. Eccolo, ecco la nota di Armando. Ogni famiglia affittava dai contadini una pianta di fichi. Alcune di fichi d'India, ad uso e consumo dei propri componenti. Sta ricordando proprio la sua infanzia, i momenti difficili della fame. I piatti sono semplicissimi, ma nella sua memoria sono radicati profondamente, lo emozionano. Cioè, di che cosa parla? Del grano stompato, della simulata, cioè di cose, di una assoluta semplicità, quali allora si potevano avere in una famiglia poverissima. La mia presbiopia, con la luce non particolarmente favorevole, non mi consente di leggervi tutto. E allora noi facciamo di necessità poi virtù, nel senso che andiamo ad abbreviare, no? Però un altro passaggio qui l'avrei voluto leggere. D'estate
solo 4 volte si andava al mare di Gallipoli in treno. E poi continua dicendo che mentre andavano verso il mare, laddove c'era la salita e il trenino faceva fatica, arrancava, le persone scendevano giù, raccoglievano velocemente i fichi e risalivano sul trenino che li portava al mare. Quindi, come dire, la cosa che io ho trovato particolarmente emozionante è questo tentativo, no, ma questo bisogno non è un tentativo, è un bisogno, questo bisogno di recuperare attraverso l'immagine i sapori dei cibi, i sapori dei cibi, e recuperando i sapori dei cibi lui stabiliva un rapporto con la sua terra, ma soprattutto con sua madre che non c'era più, con sua nonna, e con la famiglia umilissima da cui lui era nato. Poi era andato a Milano, è diventato un grossissimo personaggio. Armando Marrocco sta nelle enciclopedie delle storie di storia dell'arte, ha fatto delle mostre straordinarie, è un rappresentante della pittura italiana contemporanea. Però lui, che è stato in Giappone, in Australia, che ha fatto delle mostre, anche che ha un gesto anche importante, impegnativo, no? Se voi andate a quella che era una volta la Federcementi, Italcementi, c'è una specie di grande pietra sospesa e sotto c'è dell'acqua, cioè c'è un monumento importante. Beh, quel monumento lì l'ha fatto Armando Marrocco, cioè ha un gesto anche forte. Bene, lui sente la necessità di esprimersi, di esprimere la propria intimità attraverso un gesto minimo, che sono queste 12 tavole su carta, e sente il bisogno di come dire, manifestare pubblicamente questa sua necessità di recuperare l'infanzia in questo modo, no? Io l'ho trovato di una grande poesia, ecco. Mi sono messo a servizio di quel progetto. E allora oggi questa emozione, quell'emozione che Armando ha causato con questa sua richiesta, ve la voglio donare. E con me anche Rocco. Sì. Scusate un attimo, giusto per mettere a posto i volumi. Sì, prova, sa, sì, sta. Sì. C'è la chitarra? Sì, sì. C'è. Sì, dall'esterno, va bene, ok, non sento molto, vabbè, l'importante è che si senta fuori. Ok, mo sì. Niente, questo è appunto, io ho preso tre di queste, tra queste poesie mi hanno ispirato alcune in particolare, tra cui questa Luce rubata di Donato Moro, e ovviamente insomma sono abbozzate per cui la musica ha bisogno di più tempo, perché per giungere a giusta maturazione. Sempre però, umile anche dopo. Però diciamo che 30 anni di carriera. Ok. Pomodori e cipolle, una frisella d'orzo
aperta come zolla quando piove. Sono andato a mangiare sotto il fico, dietro la casa a un occhio di luna e poca croce d'olio. Luce rubata sulle dita dure, ho bevuto a lungo l'acqua alla cisterna con la bocca affondata dentro l'otre, a suffragio dei morti, a suffragio dei morti. Mio padre, le scure fatiche, questi sereni senza cangiamento. Ho preso stasera nelle mani stanche la mia scodella di pomodori e cipolle, una frisella d'orzo aperta come zolla quando piove, aperta come zolla quando piove. Grazie. Andiamo a seguire, ok, sono... Se vuoi io... No, no, beh sì, sarebbe il caso, dai. Ti faccio... Certo. Il contrappunto con un'altra canzone di Donato Moro. Bene, sì. La cantina è ospitale. La cantina è ospitale, ha una grande tonda navata che si perde nel fumo. Per il grande portale ognuno passa un minuto a bere un bicchiere e cade un saluto in una bestemmia teatrale. A volte un carro si ferma, annusa il cavallo l'aria con il muso lungo. Bevono gli uomini mentre alla giornata vanno. La sera intorno ai tavoli in una calda nebbia di pipe. Di pipe di fritture, non riesco veramente a vedere, è la vecchiaia, caro mio. Rientrano i foresi tra scorci di parole, c'è sempre uno sicuro con cuore altisonante e gli stanchi e assorti ad ascoltare. Fuori è inverno, la cantina è ospitale. Invece questa si intitola I pomodori secchi, è di Vittorio Bodini. I pomodori secchi attaccati a uno spago e le donne dai cicoria, i pomodori secchi e i datteri gialli e le donne che colgono le olive fra gli olivastri con la bocca viola. È perso a furia d'esistere tra gli olivastri e la bocca viola. Tutto è univoco, è perso a furia d'esistere
davanti a uno spago. Secchi e i datteri gialli e le donne che colgono le olive. Dove hai nascosto, cielo, l'altra ipotesi? Quale parte la nostra? Non saremo null'altro. Dove hai nascosto, cielo, l'altra ipotesi? Non saremo null'altro che rozzi testimoni di questo esistere, di questo esistere. Ora Bodini era molto ambivalente rispetto al sud, ai pomodori secchi, amava e non amava, stava a Cocumula ma voleva andare via, poi quando andava via però aveva la nostalgia, poi cioè un personaggio che anche denunciava, no? Denunciava alcuni limiti di quel sud ed è un monito ovviamente. Suggeriva anche la possibilità di un riscatto di un sud che allora non era poi in realtà questo sud, Cocumula, Ortelle, Vigna Castrisi, qualche decennio fa non era l'Ortelle, Vigna Castrisi, Cocumula, certo, certo. Di oggi è proprio il mondo contadino, agli occhi di Bodini rappresentava un po' il limite di un sud. Però io volevo risponderti, sì, in maniera così jazzistica, no? Vuoi gli occhiali miei? No, con la ricetta dell'Ucrano stompato, per come me la dà il mio amico Armando Marrocco. Lui ricorda così: tenere a bagno il grano per 24 ore, scolarlo, sciacquarlo e pestarlo accuratamente. Dopo averlo messo in un panno pulito, farlo asciugare, far bollire abbondante acqua salata e cuocere il grano pestato e asciugato. Scolarlo e condirlo con ricotta forte e il sugo di pomodoro. Lui ricorda così di averlo mangiato. Dove sono nata io? Questa è una poesia di Margherita Macri. Quindi diciamo che è un ricordo della propria terra. Dove sono nata io? Io non ho fiumi, ho grandi acque da cantare, poiché son nata in un sole troppo forte che non fa guardare, che non fa guardare più in là. Io sono nata con le ginocchia sbucciate fra i gelsi neri e le facce mature. Io sono nata con i capelli bruciati, appesa fra i calzoncini corti e il tabacco a seccare. Sono nata dove sempre estate e le altre son sedute ad aspettare. Sono nata dietro finestre che si fanno nido di zanzare, dentro soffitti verdi
di acqua che trapassa le ossa, dove sono nata io, dove sono nata io, dove sono nata io. Il sole si sveglia prima degli uomini e si corica all'incontro dei mari. Io nel grembo di mia madre mordevo papaveri rossi e camomille squalcite. Sono nata dove sempre estate e le altre sono sedute ad aspettare. Sono nata dietro finestre che si fanno nido di zanzare, dentro soffitti verdi di acqua che trapassa le ossa, dove sono nata io, dove sono nata io, dove sono nata io. È solo un ricordo e resta dietro me come passo d'anziano, e si alzano altari alla morte raggirando qualunque, qualunque destino. Dove sono nata io, dove sono nata io, dove sono nata io, dove sono nata io. Con questa, sì, con quest'ultima poesia, Notti di Puglia, dove la figura della madre e la notte sono legate assieme. È sempre di Donato Moro questa. Dice: dentro il mantile nero mia madre si è raccolta, stelle e luna carica di silenzio su ripalpate tele. Misura della vita con occhi fissi al cielo ha confermato gli anni dei suoi cari, le quattro stagioni, i tempi dei lavori sopra i campi, dalle cune diverse delle stelle, dai giri della luna nel volto, i segni eterni delle notti di Puglia. Buonasera. A mezzanotte, abbiamo fatto mezzanotte assieme, con un po' di poesia, un po' di musica e qualche immagine, secondo me, bellissima. Grazie, ciao.